La mappa del mondo di ogni persona è unica come le impronte digitali. Non esistono due individui uguali, due individui che comprendono la stessa frase allo stesso modo. Quindi, quando trattate con le persone, non cercate di adattarle alla vostra idea di come dovrebbero essere. Quanto è importante questo concetto del grande genio, il Mozart della psicoterapia Milton Erickson. Tu puoi imparare a comunicare in modo migliore con gli altri solo se entri nella loro mappa del mondo. Questo è un concetto della programmazione neurolinguistica che nasce proprio dagli studi di Fritz Perl, Virginia Satir, ma soprattutto Milton Erickson. Entrare nella mappa del mondo dell'altro non vuol dire, attenzione, rinunciare alla propria. Ma come faccio io a parlare con un bambino piccolo se non mi metto all'altezza del bambino piccolo, se non uso il linguaggio di quel bambino piccolo? Quando noi parliamo con un bambino piccolo, spontaneamente ci abbassiamo, ci viene un po' spontaneo. Addirittura spontaneamente tutti cambiamo tono di voce, diventa più dolce, diventa più gentile, diventa più ovattato. Perché? Perché sappiamo che in questo modo riusciamo ad attirare più facilmente l'attenzione e ad entrare in sintonia con il mondo di quel bambino. Bene, se vuoi allora per davvero imparare a comunicare meglio, ricordati sempre questo concetto. La tua mappa del mondo non è mai la mappa del mondo dell'altro. E il viaggio continua. Grazie.